essere una cosa sola come noi, dice Gesù. Per comprendere il mistero della Santissima Trinità, che è una cosa sola pur essendo tre, dobbiamo comprendere il mistero dell'unigenito amore che si è incarnato in Maria, affinché tutti possiamo essere in Maria, con Maria e per Maria, una cosa sola. Ecco l'amore ed ecco la fratellanza, fusi nell'unigenito amore. Questo è il mistero dei misteri della cristianità. Non vi è un mistero più alto del mistero della Santissima Trinità. Mistero inaccessibile e incomprensibile a mente umana. Del Dio che è uno, ma che nello stesso tempo è tre. Ecco che se la mente non si spegne, non si accende il cuore, non si dilata il cuore, fino a poter contenere l'infinito, mai potrà essere compreso questo mistero. Ecco perché la via per comprendere il mistero è una e soltanto una, Maria, colei che è riuscita, con il suo cuore finito, a contenere l'infinito. Ecco perché chi vive Maria, chi prende le mani di Maria, chi si abbandona al mistero di Maria, potrà comprendere il mistero della Santissima Trinità. Non ci sono riusciti i dotti, non ci sono riusciti i sapienti, non ci sono riusciti neppure coloro che la Chiesa ha definito dottori. Solo lo Spirito Santo può accompagnare i figli a comprendere questo grande mistero. Lo Spirito Santo contenuto nel cuore di Maria, tempio dello Spirito Santo. Quello Spirito Santo che è protagonista in questo tempo, in questa era, così come è scritto sulla pietra accanto della piccola culla del bambino Gesù. Era dello Spirito Santo. Ecco le diverse ere che hanno caratterizzato la storia di Dio. L'era del Padre, il momento in cui il Padre tutto ha creato e ha stipulato la sua prima alleanza con quei figli, arrivando a donare anche le sue leggi sante dal suo Monte Santo. Ecco poi l'era del Figlio, che morendo sulla croce, a partire dal mistero dell'incarnazione, ha dato via ad un nuovo passaggio, ad una nuova era, che ha portato tutti a risorgere in Gesù, con Gesù e per Gesù. Ed ecco questa nuova ed ultima era, era dello Spirito Santo, preannunciata per tempo e nel tempo, affinché tutto potesse essere portato a compimento in questa nuova, ultima ed eterna alleanza che il Padre sigilla con il suo popolo rimasto fedele, quel piccolo resto dell'Israele di Dio che non si è lasciato abbagliare da ciò che non è luce, che non si è lasciato vincere da uno spirito che non è santo, ma che è antagonista di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Per aiutare tanti ad uscire dal tunnel dell'errore e dell'orrore perpetrato soprattutto in questi ultimi tempi a danno di tanti piccoli innocenti che sono stati abusati nell'intimo da chi, perdendo il senno, dandosi all'idolatria, ha compiuto i crimini che gridano vendetta al cuore del Padre. E questi innocenti che gridano forte saranno coloro che qui saranno accolti, qui saranno amati, di quell'amore puro, così come è puro il cuore immacolato di Maria. Maria è la chiave del mistero. Maria è la chiave del mistero della nostra vita e del mistero della vita di Cristo in noi. Maria, tempio dello Spirito Santo, Maria l'Onnipotente per grazia. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, dice Maria. E questo fa intravedere il mistero dell'Onnipotente per grazia, così come nel libro della Genesi il Padre aveva parlato di Maria e della sua stirpe che avrebbe schiacciato la testa al serpente, preannunciando la vittoria dei figli di Dio che sarebbe passata tramite Maria. Vi è una relazione totale tra Maria e la Santissima Trinità. Maria è in relazione con la Santissima Trinità da sempre, perché
La Santissima Trinità dimora in Maria. Ecco, ripeto, Maria Tempio dello Spirito Santo. Ma è altrettanto vero che l'Immacolata abita in Dio, uno e trino. Così come Dio Padre ebbe a rivelare alla sua fanciulla in quella rivelazione profonda, chiamata l'Immacolata abita in noi. Ecco che il Padre vuole far consistere questo mistero divino in ciò che è umano. Se vi è predisposizione nei cuori, dice il Padre, la Santissima Trinità può prendere possesso e dimorare in quel cuore. Se non vi è predisposizione, questo non potrà avvenire. In Maria la predisposizione era totale, è stata totale. E la Santissima Trinità ha potuto prendere dimora e possesso di quel cuore, così che l'Immacolata ha potuto contenere l'incontenibile. E così dimorare in Dio, in quell'intreccio d'amore che solo nell'unigenito amore, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, si realizza in Maria. Ecco perché il cielo dice non la Santissima Trinità da una parte e Maria dall'altra. Sono fuse in una relazione che è da sempre. Ma questo, cari fratelli, care sorelle, amati giovani, è il mistero che ci tocca il cuore, è il mistero a cui siamo chiamati tutti quanti noi. Così come dice San Paolo, o non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartiene a voi stessi? E questo ci fa comprendere che ognuno di noi è chiamato ad essere tempio dello Spirito Santo, sull'esempio di Maria. E quindi Dio, uno e trino, vuole consistere nel cuore di ciascuno di noi, sull'esempio di Maria, affinché ogni nostro cuore si faccia culla, culla vivente dell'amore di Dio. Ecco l'esempio che ci ha donato questa fanciulla, che si è fatta culla vivente dell'amore di Dio. Ecco l'esempio di colei che è in relazione con il Padre da sempre. Figlia mia, non sei mai sola. Ti conosco da sempre. Tu sei in relazione con me da quando ti ho creato. Ecco il mistero che consiste nei cuori. Il mistero divino, imperscrutabile, dice il Padre in quella rivelazione richiamata. L'Immacolata, pure senza macchia, abita in noi. In lei il mistero divino è imperscrutabile ed inaccessibile. Dunque, il mistero trinitario è riversato su di lei, potenza, sapienza e amore divino, poiché essendo una creatura ha partecipato a questo mistero di redenzione, dunque per eccellenza lei è l'eccelsa, in cui abita tutta la divinità, essendo madre dell'unigenito figlio e regina sovrana dell'umanità. Ecco l'Immacolata. E prosegue il Padre dicendo, ora l'Immacolata, anch'essa, in questi ultimi tempi vuol far consistere e fare amare nei cuori il suo figlio Gesù. È lei che preparerà gli eventi di questi ultimi tempi. Dunque, figlia, regno di Maria e regno di Gesù. Maria è la condottiera delle armate celesti e di quelle che la seguono qui in terra. Il mistero è divino e umano, ma io voglio che nella vostra umanità consista tutto il mistero divino. Tutto è a me soggetto, in cielo, in terra, in ogni luogo. Ecco il mistero dell'Immacolata che abita in Dio, uno e trino. Ed ecco il mistero dell'unigenito amore che chiama i figli a farsi altrettanto, a dilatare il proprio cuore, a divenire tanti piccoli Gesù e tanti piccoli Maria per contenere l'incontenibile, per contenere il mistero infinito. Solo donando l'amore di Gesù al Padre, come ha fatto Maria Giuseppina, riusciremo a vivere tutto ciò. Nel momento in cui
La fanciulla di Dio ha compreso il grande mistero e il Dio bambino sceso nel suo cuore ha sentito di dover chiedere al Padre: Padre, tu conoscendomi ed entrando sempre più in questa relazione amorosa senti tutto il tuo limite nel ricambiare il mio amore infinito con il tuo amore finito e mi dici: Padre, dammi il tuo amore perché possa fare di esso un'offerta degna della tua maestà. E io ti rispondo: ti ho dato mio figlio, donami il suo amore. Lui solo può amarmi come mi è dovuto perché il suo è l'amore di un Dio. Offrimi il suo amore, così che il figlio ama il padre e tu nel figlio possa realizzare il tuo amore in me. L'amore nel figlio è talmente sublime, assoluto e completo che è persona. Quindi l'amore è spirito ed è santo. Non la Santissima Trinità da una parte e l'umanità dall'altra, ma il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo e tu. Per ogni persona deve essere così, e non per gruppi. È un rapporto individuale, è un percorso personale che ognuno deve fare per poter comprendere questa relazione che, se interrotta o ignorata, deve essere ora l'oggetto della restaurazione affinché i figli possano tornare a vivere in Gesù e in Maria, poter rispondere alla chiamata ed essere il sale della terra. Siate sale della terra per dare sapore a questo mondo divenuto insipido. Portate a tutti la luce, affinché tutti possano uscire dal buio di ogni tunnel in cui sono entrati. Portate la freschezza e la novità, affinché tanti possano vedere nei figli di Dio la riscossa cristiana, la sorpresa che tocca i cuori per portare tutti alla vittoria, in Cristo e in Maria. E così sia.